parliamo col professor Antonio Pisani, che appunto è ordinario di neurologia presso l'Università di Pavia e responsabile del centro disordini del movimento presso l'IRCS, Istituto Neurologico Mondino di Pavia. Soprattutto, professore, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Ho voluto presentarla così, insomma, ampiamente, però devo aggiungere fondamentale responsabile dell'ambulatorio neurocovid presso lo stesso istituto. Noi l'abbiamo invitata, professore, proprio perché probabilmente, se abbiamo capito bene, questo è l'unico ambulatorio pubblico che affronta, inizia ad affrontare alcune conseguenze del long covid. Ma sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Grazie per la presentazione. No, dicevo, sicuramente sull'area pavese e comunque in Lombardia è una delle, probabilmente l'unica realtà. Noi abbiamo immaginato questa necessità e quindi abbiamo voluto andare incontro ad una richiesta sempre crescente, tra l'altro confermata proprio dai medici di famiglia che ci hanno anche ringraziato di questo supporto, perché avevano difficoltà nella gestione di queste condizioni che sono, ahimè, molto frequenti. Mm-hmm. Ne è piena la letteratura scientifica, ci dice che tra l'altro c'è anche un problema di definizioni, nel senso che classificare e definire una condizione di long covid non c'è al momento un agreement, un consenso. Si parla di una condizione che dalle 4 settimane successive alla fine di una sintomatologia acuta persiste una determinata sintomatologia. In realtà noi abbiamo osservato quest'anno un range di condizioni estremamente variabile. C'è chi è riuscito in qualche mese a venirne fuori, c'è chi da marzo 2020 è ancora sotto scacco di questi sintomi antipatici più che altro, perché non sono sintomi che mettono a rischio la vita del paziente che ormai ne è uscito, ma sono fastidiosi e quindi c'è una... peggiorano la qualità della vita. Assolutamente, questo è sicuro. Professor Pisani, prima abbiamo parlato con il professor Garattini di tutti i sintomi che erano più che altro fisici, però quelli che sono stati registrati molto spesso sono sintomi psicologici, quindi mancanza di sonno e, legato a questo o anche slegato, una depressione anche abbastanza profonda. Quindi io immagino che nella prima fase, quando il paziente viene da voi, gli darete anche dei farmaci, quindi non so, sonniferi, antidepressivi, anche se magari non sono specifici proprio per il sintomo post-Covid. Certo. Ma sì, il disturbo del sonno è un disturbo molto frequente, ma rientra in una, chiamiamola sindrome, in cui, come ha detto giustamente lei, figurano anche altri elementi, come appunto un calo del tono dell'umore, uno stato d'ansia che non riescono anche le stesse persone a spiegarsi. Questo va gestito ovviamente con una determinata terapia che non solamente miri a fare addormentare il paziente, lì è un insieme di cose, perché la qualità del sonno poi determina la qualità della giornata successiva, del riposo. Perché sappiamo bene tutti che chi non dorme poi ha difficoltà a vivere una giornata normale, tra virgolette, e quindi sono disturbi estremamente frequenti. La condizione che forse si verifica molto spesso è molto avvicinabile a quello che si definisce disturbo post-traumatico da stress, ovvero quella condizione in cui la presenza di uno stimolo continuo, in questo caso è il ricordo di un ricovero piuttosto che di un familiare che purtroppo è mancato, legato ovviamente al Covid, determina una riesacerbazione continua della sintomatologia, e quindi questa va affrontata in maniera aggressiva. Ecco. Senta, professore, ma voi presso l'ambulatorio neurocovid a Pavia quanti pazienti più o meno state seguendo? Ma più di un centinaio, e sono pochi. Sono pochi perché non abbiamo neanche
diciamo, le risorse per accoglierne di più. Però è un ambulatorio che da quando è stato aperto abbiamo avuto, diciamo, l'idea, ecco, di far fronte a questa esigenza, si è riempito immediatamente ed è pieno fino a fine anno almeno. E, tra l'altro, c'è stata una fase in cui, essendoci un lockdown, avevano anche difficoltà poi a venire. Per cui tutto questo era veramente un circolo vizioso che si era innescato. Scusi, prima di dare la parola a Nicoletta, credo ci sia una domanda, ma sì. È riuscita a seguire anche a distanza? Cioè persone che Io proprio in questi giorni ho alzato il telefono e ho chiamato una serie di persone che erano, diciamo, in bilico, ecco, chiedendo come stessero, e devo dire che, e questo dà conforto a quello che avete detto anche voi prima, la pausa estiva ha, diciamo, mitigato in alcune persone i sintomi. Esatto, il quadro. Quindi probabilmente c'è anche, diciamo, un sentore generale di una situazione critica che pesa sulla psicologia di ognuno di noi, certo, in maniera diversa. Senta, professore, sono arrivati già dei messaggi al 335-699-2949. Per esempio, Michela da Milano dice: ho 49 anni e a marzo 2020 ho contratto un Covid pesante senza patologie pregresse, con strascico respiratorio non ancora del tutto rientrato e chiaramente dichiarato come long Covid. Quello che ad oggi non si riesce a capire è se alcuni episodi di alterazione anche della temperatura, insomma intorno ai 37, con fortissimo mal di testa, rientrano tra i sintomi del long Covid. Volevo capire se risultano casi analoghi al mio. Ma sì, io immagino che la signora venga seguita anche da uno pneumologo, perché in questo gli ambulatori pneumologici che si sono occupati di questa problematica, ovviamente l'organo principalmente colpito, ce ne sono e come. E ci sono situazioni in cui ancora oggi pazienti che vengono a fare vedere una TAC torace, ed è una TAC torace che ancora ha dei segni di quella che è stata un'infezione pregressa, che è una difficoltà respiratoria oppure un picco febbrile si associ al mal di testa, questo è fisiologico, cioè nel senso in qualsiasi condizione febbrile. Quindi sì, la risposta è sì, possiamo dire al nostro ascoltato, alla nostra ascoltatrice. Diciamo di sì, è normale, sì. Le facciamo sentire velocemente un messaggio WhatsApp, poi rispondiamo se possibile brevemente. Sì. Buongiorno, sono Pietro. Io ho avuto l'infezione da Covid e adesso, e dopo 8 mesi circa, ho ancora sento dei sapori, odori strani sulla lingua. Non ho perso l'olfaccio, i sapori li sento, ma ogni tanto mi vengono questi odori che mi passano sulla lingua che non riconosco. Risposta, professor Pisani? Sì. Ma il fatto che sia già ogni tanto già è un buon segno, significa che c'è una regressione. Anzi, il signore è fortunato, perché purtroppo noi abbiamo visto persone che non hanno fatto un passettino in avanti in 12 mesi. Quindi il segno positivo è che quando si alleggeriscono Sì, è un epitelio che si rigenera e quindi con tempi e modalità diverse. Quindi in teoria dovrebbero essere tutti in grado un po' di recuperare. Grazie, però... professore. Grazie, scusi, la salutiamo. Professor Pisani, ambulatorio neurocovid, Fondazione Mondino X attivo a Pavia. Grazie per essere stato con noi. Voi, grazie, buongiorno.